GF VIP, Charlie richiamato dagli autori le frasi spinte su Rihanna. Il fratello di Jenny Gnocchi al centro di una nuova polemica dopo le affermazioni sull'influencer venezuelana. Oriana Marzoli sempre più protagonista alla settima edizione del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Questa volta a far discutere le frasi spinte che Charlie Gnocchi ha pronunciato sul conto dell'influencer venezuelana. Che ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marie. La liaison tra Oriana e Antonino è già giunta al termine dopo i numerosi litigi di questi giorni. Durante un momento di svago in giardino il comico ha sussurrato all'orecchio di Spinalbese affermazioni piuttosto spinte riferendosi proprio alla Marzoli. Indubbiamente una delle geffine più sensuali di questa edizione, vuole trovare, alla fi bagnata. Oriana ha voglia di fare una di quelle tirate, ha voglia di lasciarsi andare. È bollita, alla fi bagnata, è bagnata, sono state le parole di Charlie Gnocchi che hanno fatto sorridere Antonino Spinalbese e infuriare sia gli autori sia il pubblico del Grande Fratello VIP. Chi era alla regia in quel momento ha prontamente invitato Charlie Gnocchi di fermarsi. A quel punto il concorrente si è preoccupato che qualcuno lo stesse ascoltando. Ma mica i microfoni prendono sta roba? Sentono? Ha domandato all'airstylist che gli ha risposto affermativamente. E no, che, ha reagito Charlie Gnocchi che, a quanto pare, non aveva ancora ben capito come funziona il Grande Fratello VIP. Il video ha fatto prontamente il giro del web, in molti hanno chiesto la squalifica dello speaker radiofonico. Tornato di recente nella casa più spiata d'Italia dopo aver avuto il Covid. La breve relazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese ha generato parecchia curiosità dentro e fuori il bunker di Cinecittà. Nei giorni scorsi Sara Altobello ha voluto sapere dalla coinquilina dettagli circa la prestanza fisica dell'airstylist. È dotato? Come ce l'ha? È stata la domanda che ha imbarazzato la Marzoli. La venezuelana ha replicato con alcuni segni. Così l'Altobello ha continuato senza troppi peli sulla lingua, ah sì? Non sembrava, io di solito me ne accorgo.